Carissimi amici, buongiorno. Siamo qui per il nostro consueto appuntamento della trasmissione In Salute. Abbiamo anche in questo tempo bisogno di buoni consigli e attuare buoni comportamenti. Ho pensato oggi di parlare di osteoporosi, quella malattia sistemica che interessa tutto il corpo umano per quanto riguarda l'apparato scheletrico e comporta una riduzione della massa ossea, per cui l'osso diviene più fragile e facilmente può comportare delle fratture. È una malattia che decorre nel nostro organismo silenziosamente. Purtroppo spesso ce ne accorgiamo soltanto quando c'è una frattura evidente, perché ci sono anche delle fratture che possono non essere evidenti, come ad esempio quelle alla colonna vertebrale che portano ad esempio una cifosi, delle deformazioni che sono dovute proprio al crollo su se stesso delle vertebre e che in età anziana portano anche una riduzione della statura. Ma voi vi chiederete perché parlare di osteoporosi? È una malattia degli anziani? Non è una malattia degli anziani, perché l'osteoporosi raggiunge purtroppo il suo picco, è vero, dopo la menopausa nelle donne e in età avanzata, ma diciamo che è una patologia la cui prevenzione va fatta invece nell'età giovanile. Difatti è nell'età giovanile che noi abbiamo il maggior picco di assorbimento di calcio e perfezione dell'osso che poi ci porteremo per tutta la nostra vita. Quindi, se avremo fatto un buon bagaglio di difesa nell'età giovanile, noi chiaramente non avremo grosse paure per il nostro futuro nell'età più adulta. E certamente dobbiamo fare attenzione alla predisposizione che c'è stata nella nostra famiglia. Se i nostri genitori, gli zii, hanno avuto dei problemi di fratture, di osteoporosi importante, a quel punto noi già sappiamo dalla nostra storia se siamo maggiormente predisposti. E allora che cosa possiamo fare nell'arco della nostra vita? Quindi attenzione ai bambini, ai ragazzi, a fare assunzione di calcio e tanta attività fisica. Quindi ecco perché è importante la trasmissione di oggi, perché nella prevenzione della malattia dovuta all'osteoporosi, quindi una riduzione della carenza di massa ossea nello scheletro del corpo, noi dobbiamo fare tutta prevenzione e quindi faremo tanta attività fisica anche in questi giorni che siamo a casa. Chiaramente ci fa bene assumere latte, latticini, formaggi, ma soprattutto ricordatevi l'attività fisica. Certamente dovremmo fare un'attività adattata a questi tempi in cui siamo in casa e è preferibile che non andiamo in palestra, che non frequentiamo la piscina, ma ci possiamo tenere in contatto anche attraverso dei video. Difatti, già vi anticipo che proseguirà questa mia trasmissione un piccolo tutorial in modo che tutti quanti voi sappiate che cosa possiamo fare in casa. E quindi qual è il consiglio che do? È quello di per i giovani, per quelli che non sono già nell'età anziana, alimentazione corretta, un'alimentazione varia che contenga sali minerali, che contenga i derivati del latte. E per quanto riguarda invece la popolazione adulta che sa già di essere affetta da osteoporosi perché ha fatto una MOC, quindi ha rilevato che la densità ossea era diminuita, oppure per chi avesse fatto l'esame per evidenziare la quantità di vitamina D. A quel punto, se noi già sappiamo di avere poca vitamina D, è chiaro che ci fa molto bene nell'età adulta prendere questa vitamina D. Ci sono tanti preparati prescrivibili dal medico di medicina generale. Per quanto riguarda invece l'osso che è già diventato molto fragile, possiamo utilizzare i bifosfonati, che sono dei farmaci eccellenti per rimpolpare questa massa ossea che è venuta meno. Ecco, io vi voglio dire che anche adesso che siamo in casa, noi dobbiamo continuare a tenere il nostro corpo in piena attività, soprattutto per le donne che sono in menopausa, per i giovani che ancora stanno raccogliendo il picco
picco della quantità di densità ossea che poi si conserveranno per tutta la loro vita. Vi consiglio di seguire il nostro video tutorial per cui vi insegneremo a fare dei piccoli esercizi che tranquillamente tutti i giorni potrete fare dedicando un attimo del vostro tempo. Io vi saluto e quindi un grandissimo saluto anche al tempo del Covid-19. Il nostro corpo ha bisogno di tutta la nostra attenzione. A presto! Buongiorno a tutti, è un piacere di trovarvi. Sono il dottor Gaetano Schettino, fisioterapista, specialista in riabilitazione ortopedica, sportiva e neurologica. In questo piccolo video, in questa piccola clip, andremo a vedere alcuni esercizi da fare in questa quarantena, per mobilizzare il corpo, per riscaldarci e per non tenerci fermi, insomma, per essere un pochino energici durante la giornata. Andiamo a vedere degli esercizi dedicati anche e soprattutto per quelle persone che soffrono di osteoporosi, una malattia cronico-degenerativa, insomma, che va a indebolire un po' le ossa del nostro corpo. È una malattia che ritroviamo durante gli anni, però possiamo prevenirla con la giusta alimentazione e i giusti esercizi fisici. Ok, andiamo a vedere tre esercizi oggi, sono molto semplici, li potete fare a casa, ripeto, non c'è bisogno di nessun supporto tecnico, come quello che abbiamo noi nella nostra palestra, cioè a Fisiomedica. Partiamo con il primo esercizio, molto facile, andiamo a fare una extra rotazione delle spalle e una intra rotazione delle spalle. Quindi bisogna stare belli dritti, in piedi, spalle aperte che raddrizzano anche la cervicale. Andiamo a fare prima una intrarotazione delle spalle in avanti, facciamo in questo modo, mi raccomando, lento e progressivo, mai velocizzare il movimento. Rotazione completa in avanti, facciamo 30 ripetute per 3 serie e poi la facciamo da dietro. Movimento ampio, mi raccomando, spalle aperte, testa dritta. Ok? Questo tipo di esercizio si può fare sia la mattina che il pomeriggio, in modo tale da coprire tutta la giornata. Va bene? Adesso andiamo a vedere un'altra tipologia di esercizio, sempre per mobilizzare un pochino le articolazioni, soprattutto quella delle mani. Andiamo a mobilizzare i polsi con una semplice flesso-estensione. Ci possiamo mettere in piedi, seduti, io sono in piedi, voi mettetevi comodi e andiamo a fare questi movimenti leggeri. Non c'è bisogno di supporto, a corpo libero, lenti e progressivi, lenti e progressivi. Anche qui possiamo fare anche una circonduzione dei polsi, in modo tale che muoviamo magari anche le spalle, in totale sicurezza. Facili, facili, li potete fare tutti quanti. Ok? Andiamo a fare sempre 2 volte al giorno, 30 ripetute, in 3 serie magari, così ci riscaldiamo per bene. E sono semplici esercizi che fatti ogni giorno possono prevenire malattie come l'osteoporosi, di cui stiamo proprio parlando oggi. Ma io li invito a fare a tutti quanti, insomma, perché tenersi attivi fa bene. Ok? Lento e progressivo sempre, mai velocizzare il movimento. E riportiamo le braccia giù. Ok? Adesso andiamo a vedere l'ultimo esercizio. Magari molti soffrono anche di cervicale, ecco, questi classici dolori che compaiono con l'inverno, scompaiono con l'estate, ne soffriamo tutti quanti, ne soffrite molti. Andiamo a vedere un esercizio delicato. Io vi invito a guardare questo video anche per vedere bene come si fa, perché molti si improvvisano e non è il caso, anche perché la cervicale è una delle zone più sensibili e delicate del corpo. Vabbè, quindi ci mettiamo sempre in piedi oppure seduti, trovate una posizione comoda in totale sicurezza, magari in piedi dritti, aprite sempre le spalle, si raddrizza la cervicale, andiamo a fare una circonduzione destra della cervicale e una circonduzione sinistra della cervicale. Va bene, iniziamo con movimenti totalmente delicati. Così, morbido, se sentite scricchiolare non vi fate problemi, niente di grave. A mobilizzare il collo, evitiamo rigidità, lo riscaldiamo e cerchiamo di ammorbidire i muscoli posteriori e anteriori del collo. A destra e poi anche a sinistra. Bravissimi. Io parlo ovviamente, voi cercate di stare in silenzio in modo tale da
concentrarmi. Benissimo, cercando di fare ovviamente due volte al giorno, io mi devo farlo la mattina, che è il momento della giornata in cui siamo più energici dopo la colazione, e prima di andare a cena, in modo tale che fate gli esercizi, cenate e poi andate a riposare. Di quest'ultimo fate sempre 30 ripetute divise in 3 serie. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima volta per un altro video. Ciao!